Negli ultimi mesi gli operatori di telefonia mobile, Iliad, O-Mobile, Kena offrono pacchetti con tanti giga inclusi, 30, 40, 50 giga a meno di 10 euro al mese. Sicuramente in tanti stanno pensando di sostituire la linea fissa con quella mobile. Alcuni utilizzano già il proprio telefono come hotspot, condividendo la propria connessione con altri dispositivi, ma per ottenere dei buoni risultati è necessario un router 4G+. Io ho deciso di acquistare e provare per qualche settimana questo router Huawei che mi ha consentito di raggiungere buone prestazioni. Questa scelta nasce dal fatto che nella zona nella quale vivo non sono raggiunto dalla fibra ottica e nemmeno dalla connessione FTTC e dunque la velocità teorica che posso raggiungere è di 20 mega in download e solo 1 mega in upload, quindi una velocità troppo bassa per il mio utilizzo. Breve premessa prima di farvi vedere come funziona questo router. Sostanzialmente in commercio ci sono due tipi di router per la connessione mobile, quelli 4G e quelli 4G+. Questi ultimi sono leggermente più costosi ma vi consentono di raggiungere velocità superiori. Questo perché aggregano tutte le bande disponibili con il 4G. Questo dispositivo in particolare è LTE di categoria 6. Questo vuol dire che aggrega le tre più diffuse bande presenti in Italia, che sono la 800, la 1800 e la 2600 MHz. Quindi combinando questi tre canali si riesce ad ottenere una velocità di navigazione superiore. In particolare la velocità teorica massima è di 300 MB in download e 50 MB in upload. I dispositivi di categoria inferiore, quelli commercializzati con il semplice simbolo 4G, invece agganciano una sola banda e quindi vi consentono di ottenere una velocità ridotta. L'installazione di questo router è stata molto semplice. Prima cosa da fare è inserire al suo interno una scheda di un operatore mobile in formato micro SIM, collegarlo naturalmente all'alimentazione elettrica e accenderlo. Poi tramite il pannello di controllo è necessario impostare l'APN, ovvero il punto di accesso alla rete, che dovrete ottenere tramite il vostro operatore. Fatto questo passaggio, lui si collega automaticamente ad internet. Vi consiglio di metterlo vicino ad una finestra o comunque in una zona della vostra abitazione dove sapete con certezza che c'è una buona ricezione di rete. Sempre tramite il pannello di controllo potrete accedere ad alcune funzioni di rete. Potrete per esempio scegliere se navigare su rete 3G o su rete 4G e perfino vi fa scegliere la banda 4G alla quale vorrete collegarvi. Ovviamente vi consiglio di lasciarlo in automatica in modo tale che aggreghi, come vi ho detto, tutte le bande disponibili nella vostra zona e quindi questo vi consentirà di ottenere una velocità maggiore. Ovviamente questo prodotto vi dà anche la possibilità di accedere a delle funzioni base diffuse nella maggior parte dei router che sono in commercio. È un wifi dual band, quindi 2.4 e 5 GHz. L'unico difetto che secondo me ha è che le spie luminose, come per esempio quella che vi indica l'intensità del segnale, sono poco visibili, soprattutto se c'è luce nella vostra stanza. Nella parte posteriore troviamo 4 porte Gigabyte, una USB e 2 porte per collegare i telefoni tradizionali. Questo secondo me è un aspetto molto interessante perché vi consente di utilizzare il vecchio telefono fisso ma appoggiandovi alla rete mobile. E tutto questo senza necessità di configurazione. Ovviamente quando state navigando e fate o ricevete una telefonata, la connessione passa in automatico in 3G e potreste subire dei rallentamenti, ma poca roba comunque. Sempre nella parte posteriore, ma togliendo lo sportellino, potrete perfino collegare due antenne esterne, sia quelle piccoline sia quelle che andrete a mettere fuori dalla vostra abitazione per ottenere una ricezione migliore, quindi una velocità di collegamento superiore. Io sto utilizzando questo router con una SIM O-Mobile. Ho scelto l'operatore virtuale di Vodafone perché una volta esauriti i giga disponibili mi consente di rinnovare in anticipo l'offerta senza attendere la scadenza della mensilità. Quindi quando uso poco la connessione posso pagare semplicemente 7 euro al mese, quando mi servono altri giga pago 7 euro e ho nuovamente il pacchetto con tutti i giga disponibili.
e la velocità che ottengo è più che sufficiente per l'utilizzo che ne faccio. Questi i speed test che ho realizzato sia sotto rete 4G sia sotto rete 4G Plus, quindi come vedete una velocità assolutamente accettabile. Come forse saprete, O-Mobile limita la velocità di connessione a 30 o a 60 mega al secondo in base all'offerta che avete sottoscritto. Sono velocità comunque soddisfacenti per la maggior parte degli usi quotidiani. Potete comunque utilizzare le SIM di altri operatori come TIM, Vodafone, Wind, Tre, Iliad, Kena, quello che volete. Potrete magari ottenere anche velocità superiori, come ho detto può supportare fino a 300 mega al secondo, ovviamente in base alla copertura della vostra zona. Può essere questo router l'alternativa alla fibra ottica? Se nella vostra zona non siete raggiunti da connessioni ultra banda larga, allora sì, può essere una buona alternativa. Se invece nella vostra zona c'è la FTTC, quindi a 200 mega, o c'è la 1000 mega, io vi consiglio di sottoscrivere un abbonamento con un gestore di telefonia fissa che vi garantisce una maggiore stabilità, una maggiore velocità e soprattutto non avete limiti nell'utilizzo della connessione. Avrete internet illimitato. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, vi lascio in descrizione il link per acquistarlo. Se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace, iscrivetevi al mio canale, ma soprattutto cliccate la campanellina per ricevere tutti gli aggiornamenti. Grazie e al prossimo video.